Buongiorno, oggi finalmente ho deciso di non cucinare e abbiamo un ospite speciale, un'amica, e abbiamo Marissa Cacciatori, quindi mamma sportiva, insomma, impegnata su vari fronti, ci e parleremo un po'. E amante della cucina. Meno male, perché devo mangiare. E quindi andiamo a fare una prima ricetta un po' legata alla tua parte di cuore, forse più importante, che sono i bambini, quindi delle polpette. Rifacciamo anche tonde, così ci ricordiamo un po' della pallavolo. Benissimo, hai studiato proprio tutto perfettamente. Benissimo, tocchiamo un po' di sport, bambini e divertimento. Però prima di farti le polpette, siccome ho pensato ai bambini, c'era una patatina, che non dico il nome, che però a me piaceva quando ero piccolo, che era una patatina soffiata, e allora ho stato a rifare la stessa cosa con la patata normale. Come si questa fa? Questa cosa l'hai pensata a te di farla? Grande. No, non io. Cioè, è una cosa che c'è, però è legata oggi, visto che sono per i bimbi, puoi farla, si può fare anche a casa. In pratica si prende la patata e viene lessata con tutta la buccia. La frulliamo insieme dell'amido di patata. Poi viene stesa su una placca di carta forno, buttata in forno a 70 gradi. Per un paio d'ore. E dopodiché la puoi rompere e tagliare. Questa la spacchi, la tagli. Andiamo a friggere in olio, si soffia come fosse un popcorn. Iniziamo dalle prime cose. La cucina passa sempre dal basso e c'è da pulire gli scalogni. Unico dubbio il coltello, scelgo questo che sarà subito quello sbagliato. No, va bene. Partire con quello soltanto per tirare via l'estremità e poi per tagliarlo un coltello grande. Okay. Perché c'è meno possibilità di tagliarti le dita. No, ci mancherebbe anche solo quello. Una carriera nella pallavolo e poi perdo le dita qui, no, non va bene. Ma tu a casa, il tuo comfort food? Quello che dici, voglio stasera, voglio coccolarmi, mi mangio questo. Tutto fuorché le melanzane, quindi sono abbastanza... Quindi se ti invito a cena so che devo farti le melanzane. Esatto, una bella... Tante melanzane. Sì, parmigiana melanzana, siamo perfetti. Anche perché lo sport mi ha insegnato a apprezzare molto la cucina, perché con la nazionale ho viaggiato tanto, quindi... È importante conoscere i piatti, una sorta di rispetto nei confronti dei paesi. La cosa bella è che dovevo tagliarlo, invece io ti ho fatto vedere adesso davanti a te. Io nel frattempo cosa faccio? Vado in una casseruola alta a preparare la base, quindi vado a mettere dell'olio extravergine di oliva, poi andiamo a soffriggere lo scalogno. Sai qual è il miglior trucco per tagliarsi le dita? Così. No, è quello ovvio. Cioè, no, avere un coltello che non taglia. Cioè, più il coltello taglia, meno c'è il rischio che tu ti tagli, perché non fai fatica. Vedi che adesso va giù tranquillamente. Allora io a casa ho tutti i coltelli che non tagliano. Ma quello è un po' una cosa comune. Invece quanto è stata importante l'alimentazione e il cibo nello sport? Io sono uscita di casa a 15 anni e da lì ovviamente... alimentazione sana, tutto controllato, se vuoi fare una partita e ti mangi due teglie di lasagna, quindi questa cosa qui ce l'hai un po' in testa, soprattutto ora che ho i bambini piccoli. Vabbè, quindi passiamo a questa cosa qui che è molto semplice, andiamo a fare questo ketchup appunto di zucca, quindi andiamo a rosolare delicatamente lo scalogno, dopodiché gli si aggiunge la zucca e la passata di pomodoro, butta dentro tutto, la zucca, sì, la passata. Poi la passata, tanto ti alzo un po'. Al naturale, quindi. Questa sì, la classica passata di pomodoro. Niente, questo lo fa andare. Se vedi che la zucca ci vuole un po' più tempo, gli puoi aggiungere un po' d'acqua per farla ammorbidire. Poi, fosse soltanto per adulti, un po' di peperoncino. Perché i bambini il peperoncino anche poco fa male. Una puntina non fa male. Ok, quindi dopo. A questo gli mettiamo, sale. Okay. Vai. Quanto basta? QB. Quanto sarà quel QB? L'aceto. Ok. 3/4 di questo contenuto qui. Così poi assaggiamo. Ok. E il miele. Fantastico. Adesso andiamo a fare le polpette. Quindi dentro la carne, anche qui, mettiamo dentro... Inizia a impastarla un po' alla volta. Anche qua ci vorrebbe... Butto l'uovo dentro. Sì, prima spacca un po' la carne. Ok. Poi butti l'uovo. Anche qui volendo ci andrebbe un po' di pepe, ma visto che sono i bambini evitiamo di... Sì, perché tra pepe e peperoncino li facciamo fuori, poveri bimbi. Intanto ti pulisco il pane. Ok. Allora, pane vecchio, ricavare soltanto la parte interna, la mollica. L'uovo, non vedo l'ora di rompere, fai vedere com'è. Vai via, brava, si vede che è. Si vede anni, che ho cucinato anni. Tutta la vita. Qui un po' di sale. Ok. In un'altra... un po' di acqua. E tu sei sportivo?
Allora, io ho giocato per un bel po' di anni a pallone, poi dopo diciamo che ho avuto un piccolo problema fisico, un infortunio, e da lì mi sono buttato nella cucina. Diciamo che non hai sbagliato, insomma, mi sembra che... No. Io qui è tre ore che sono... Cioè, va bene? No, tanto amore ci vuole, è un ingrediente segreto sempre. Ok. Qui. No, adesso ti strizzo bene il pane, te lo aggiungiamo dentro. È un gioco di squadra incredibile. Beh, se ci pensi, la cucina comunque anche nella ristorazione... è un gioco di squadra, perché sì. Poi c'è, sì, c'è lo chef, è importante quello che vuoi, ma se dietro non ha una squadra, da solo fa poco, quindi... Vai, butta! Oh, hai fatto una palla perfetta. Sì, proprio rimasto... la palla volora, si schiaccia e chiudiamo la partita, esatto. La vestoria facciamo riposare un po'. Ok, poi quanto deve rimanere? Ma una decina di minuti, ma che comunque si amalgami un po' tutti i sapori. Nel frattempo andiamo a controllare la zucca, a vedere com'è, provo a assaggiarla, se poi ti piace, c'è di sale, manca sale. Buonissima. Sale? Sai che c'ho una fame incredibile, quindi... quindi va bene tutto. È fantastico, è buonissimo. Quindi andiamo a scaldare l'olio. Okay. Immagina i popcorn. Ok? Non appena l'olio è caldo, li mettiamo dentro queste patate. Ok, le mettiamo... Quindi mi fai delle polpette, le vuoi grandi come vuoi tu, poi me le passi nel pan grattato, nel frattempo ho già acceso l'olio. Questo è il mio momento, guarda. Vedi che si gonfia? Ma che bello! No, fantastico! Di queste abbondano. Non sono tutte uguali, è una più grande, vabbè. Saranno tutte uguali, non è anche carine, capito? E poi le passo nel pan grattato. E poi nel pan grattato. Ok, che queste sono a posto. Io adesso vado a frullare, questa è perfetta, quindi vado a frullare il nostro ketchup. Lì il colore che ha preso. Bellissimo. Sono molto orgogliosa di queste polpette. Sono, ora sono perfette. Vorrei vedere quella piccina e quella così. Ma va bene. Poi, essendo carne di vitello, comunque a me piace tenerla. Cioè, la carne di vitello è tenuta molto rosa, ma è poco asciutta, capito? Io bambina, ad esempio, faccio sempre con un carne di vitello le polpette. Ma è una carne sana. No, che qui di molto mangio, invece di aiutarti, però va bene uguale. Vabbè, bisogna assaggiare, altrimenti mi faccio. Nel frattempo, queste qua le possiamo, comunque un po' di sale abbiamo messo, ma era poco. Mettiamo ancora su un pochino di sale. Ok. Senti, adesso dobbiamo impiattare, no? Però secondo me i bambini... Su questo non contare su di me, perché proprio... Ma no, ma questa è una roba molto... Cioè i bambini, che troppa precisione, no? Capito, loro si devono divertire. E quindi... ketchup, lo lanciamo così. Oh, bellissimo. Mettiamo le polpettine. E poi ovviamente le loro patatine. E qui felicità a go-go. E qui ragazzi, felicità a go-go. Questo è un piatto proprio che i bimbi li fa felici. Ok? Ci riprovi e mi fai sapere. Subito. Chiamo immediatamente. Grazie. Bravissimo.